Oltre 200 architetti intervenuti al workshop di infoprogetto organizzato da Action Group qui a Verona il 15 settembre del 2016, il futuro dell'edilizia, progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. L'occasione è stata quella proprio di raccontare agli architetti intervenuti le novità del settore, i prodotti, le tecniche e i processi. Vediamo. Noi siamo qui proprio per confrontarci con loro su quello che è principalmente la sicurezza dell'impianto fumario, che è secondo noi la parte più difficile e pericolosa dell'impianto, questo è importantissimo. E anche per poter trasmettere a questi signori quello che è l'importanza della progettazione, del dimensionamento della canna fumaria, proprio per poter trarre il massimo dei rendimenti dai generatori di calore moderni. Oggi abbiamo generatori di calore che sono praticamente delle auto da corsa, dei motori da corsa, hanno dei rendimenti altissimi. Dimensionando male quello che è l'impianto di scarico si può castigare quello che è la potenzialità del generatore. Castigare la potenzialità del generatore significa anche andare contro a quello che è il risparmio energetico, quindi un aumento dei consumi con una conseguente spesa superiore. Quindi è fondamentale che si pensi alla canna fumaria proprio in partenza. Quando cominciamo a pensare all'impianto, non fermiamoci mai al generatore di calore, proseguiamo fino al terminale di scarico fumi. Perché l'impianto finisce lì ed è fondamentale poter seguire tutta questa filiera, perché tutti i componenti possono collaborare per poter dare le massime soddisfazioni, quindi il massimo risparmio energetico. La giornata ci sembra ottima perché chi frequenta appunto questo evento è veramente interessata, quindi c'è un'attenzione da parte del progettista che oggi parteciperà a questo evento proprio a quello che sono le problematiche in generale di tutto quello che è la filiera, diciamo, residenziale oppure industriale.